Domenico Pollice. Conobbi Domenico Pollice molti anni fa, quando lavorava come strumentista, porgeva gli strumenti al chirurgo presso l'ospedale Gemelli di Roma. Domenico è una persona completamente buona, privo di cultura e occupato insieme alla moglie Elena ad accudire ogni ora del giorno e della notte uno dei nipoti reso gravemente invalido da un vaccino sbagliato. Da giovane Domenico era ateo e protestava con la moglie che la sera pregava prima di addormentarsi. Poi, verso la maturità, iniziarono, assurdi per lui, i primi contatti con le dimensioni superiori. Nacquero così il Cenacolo Umanità in Movimento e i primi apporti orali, che consistono in materializzazioni di oggetti che avvengono nella bocca dello strumento. Durante le riunioni e anche al di fuori di esse, Domenico sentiva di dedicare l'apporto a qualcuno dei presenti e spesso pronunciava brevi frasi cariche di saggezza che non potevano far parte del suo bagaglio culturale. Una sera eravamo in pizzeria e si manifestò il poeta libanese Khalil Gibran, della cui esistenza Domenico non sapeva nulla, ma di cui riportava il pensiero che nell'ispirazione, oltre che nelle parole, mi sembrava identico a quello di Gibran. Uno dei molti apporti di cui io fui destinatario fu materializzato nella mia casa, dove eravamo riuniti Domenico, la moglie Elena, l'amico Alessandro, la mia compagna ed io. In poco tempo Domenico si assentò nella trance. Me ne accorsi perché, come in genere succedeva, gli parlai e non mi rispose. Corsi a prendere la videocamera e quando tornai Domenico era già assistito da Alessandro che, con un fazzoletto in mano, era pronto a raccogliere l'apporto. Come molte altre materializzazioni, anche questo era un apporto orale che, una volta completato, era espulso nel fazzoletto. Mi accorsi che nella bocca di Domenico luccicava qualcosa e spinsi la videocamera quasi sulle sue labbra. Ma lo strumento non rimaneva fermo e io avevo difficoltà a mantenere la macchina in fuoco. Intanto, nel semibuio della bocca, l'apporto si componeva lentamente. Intravidi un luccichio che a me sembrò una moneta. Spesso gli apporti materializzati attraverso Domenico Pollice erano monete molto antiche o fuori corso, ma questa volta scorgevo qualcosa di opaco accanto a ciò che brillava. A mano che la materializzazione si eseguiva, l'apporto avanzava dal fondo della bocca e si avvicinava alle labbra. Vidi che la cosa opaca era un tessuto plissettato intorno a un volto che a poco mi apparve quello triste di un giullare. Quando lo strumento rovesciò l'apporto sul fazzoletto di Alessandro, ci accorgemmo che ciò che brillava non era una moneta, ma una specie di stagnola dorata che copriva la fronte del pagliaccio a mo' di bandana. L'apporto, anche se era stato materializzato nella bocca, appariva, come gli altri, completamente asciutto, ed era stato eseguito da un'entità che da tempo si manifestava presso il Cerchio Umanità e Movimento. Questa aveva detto che era stato un giullare che nel Medioevo pellegrinava tra i castelli dei potenti per allietarli e nutrirsi dei loro avanzi. Uscito completamente dalla trance, Domenico disse che l'apporto del giullare era donato alla casa in cui era stato materializzato e nella mia casa ancora rimane.